Sassari. All'angolo rosso per l'Hummus Studio di Roma entra Alessio Manzo di Chirico. Ed eccoci pronti ad accogliere il quarto match della serata. In questo match gli atleti sono professionisti, quindi è prevista la tecnica del ground and pound. Ricordiamo ancora una volta che la tecnica del ground and pound consiste nel poter colpire l'avversario anche nella fase di lotta a terra. Ed ecco pronto. Falso allarme. Ecco pronto. L'arbitro ha dato il via. Iniziano subito aggressivi gli atleti. Subito Alessio Di Chirico tenta un takedown riuscitissimo con una tecnica del single leg, ovvero è andata a prendere una gamba per portare l'avversario al suolo. Ed ora è in controllo laterale, conosciuto anche come side. Questa posizione è una posizione di controllo nella lotta a terra. Da qui l'avversario può colpire con la tecnica del ground and pound l'avversario dell'angolo blu. Sta tenendo la posizione Alessio Di Chirico, rimane sopra nella posizione di side. Ricordiamo che questi atleti, essendo professionisti, hanno il ground and pound, però non gli è permesso colpire di gomito. Per questo match si sono accordati e i colpi di gomito non valgono. Vediamo come Alessio Di Chirico sta tenendo la posizione di side e colpisce al volto l'avversario Issa Saidi. Ora sta in nord-sud, ovvero in posizione di side, però frontale. Ed ora vediamo che si riporta di nuovo in side laterale e controlla la posizione. Per ora Alessio Di Chirico sta dominando il primo round. Sono previsti, ricordiamo, 3 round a 5 minuti l'uno. Ecco Alessio Di Chirico che sta cercando di provare un crocifisso, ovvero di mobilizzare entrambe le braccia dell'avversario, come sta facendo, per poterlo colpire al volto con dei pugni. Vediamo che il braccio destro dell'avversario è bloccato, mentre il braccio sinistro ancora non lo è. Ancora Alessio Di Chirico sta colpendo l'avversario al suolo con dei colpi. Ha bloccato con le gambe, ricordiamo, il braccio destro di Issa Saidi, l'atleta dell'angolo blu. Mantiene ancora la posizione di dominio laterale, di side position. Ecco qui sta cercando un'americana, ovvero una sottomissione alla spalla, che però non entra. L'americana è una sottomissione del Brazilian Jiu-Jitsu, che va a colpire l'articolazione della spalla, ma non è entrata. E ancora sempre, ecco qui, ottima posizione di dominio da parte di Alessio Di Chirico, che prende la monta. Posizione molto dominante nel Brazilian Jiu-Jitsu e nell'MMA, ed ora va dietro. Ora sta per mettere dei ganci. Esatto, completo dominio da parte di Alessio Di Chirico rispetto a Issa Saidi, è in posizione di schiena ed ha sottomesso, e vince Alessio Di Chirico per sottomissione mataleao, ovvero uno strangolamento da dietro dopo aver preso la posizione di schiena. Vince l'atleta dell'Hummus Studio, l'angolo rosso, vince Alessio Manzo Di Chirico. Complimenti per entrambi gli atleti, complimenti per l'ottima prestazione di Alessio Di Chirico, che ha portato subito il match in fase di lotta a terra e ha dominato per gran lunga inside, per poi passare in monta ed infine concludere con la schiena e con la mataleao. Gesti che non vorremmo vedere né da parte del pubblico né da parte degli atleti, ma ogni tanto si sa che succede. Vince Alessio Di Chirico. Quello che sapevo, il suo background veniva da pugilato. Certo, non mi aspettavo che chiudesse subito la distanza. In questo senso ho fatto un favore e quindi portato per terra. Col mataleao, lo scorso running ho fatto la stessa finalizzazione, ma non ho messo i ganci. Questa volta li ho messi, spero che MMA Mania non mi criticherà questa volta. Un ringraziamento a tutti gli sparring partner che ho avuto,
Fabrizio Palatino, Vincenzo Tortino, Davide Russo, Lorenzo Borgomeo e Valerio Giordani, che si sono allenati anche sotto la neve e mi hanno dato la possibilità di fare questo incontro. Grazie ragazzi.